No, queste elezioni regionali hanno portato sicuramente alla luce un dato importante, perché oggi nasce una importante macroregione nel nord del paese, perché Piemonte e Veneto verranno governati nei prossimi 5 anni da presidenti leghisti, e perché in Lombardia la Lega costituisce una fortissima componente della maggioranza che governa quella regione. Queste 3 regioni rappresentano il 50% del prodotto interno lordo nazionale, quindi d'ora in poi andranno a parlare tutte e 3 con una voce unica nella conferenza Stato-Regioni, e sicuramente il nord sarà molto più forte rispetto a quelli che sono i rapporti con lo Stato centrale. Se dall'altro lato calcoliamo che a livello di governo nazionale la Lega oggi è determinante e forte più che mai, lo dimostra con l'ottimo lavoro che stanno facendo i suoi rappresentanti all'interno di questo consesso, ritengo che si possa finalmente dare vita a questa manovra tenaglia che dal territorio, quindi dalle 3 regioni del nord, e dal governo nazionale, quindi da Roma, possa scardinare un po' lo stato del malaffare, che è quello italiano purtroppo a cui siamo tutti abituati. Quindi io ritengo, mi piace pensare, che nei prossimi mesi, nei prossimi anni il federalismo sarà molto 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 più vicino, e quindi noi avremo anche modo, di qui ai prossimi 3 anni, cioè da quando nel 2013 si voterà per le elezioni politiche, di arrivare con i risultati in mano, con i risultati concreti per la gente del nord, in modo da rivincerle e creare un ciclo decennale a livello di governo nazionale che finalmente cambi questo paese, che altrimenti è destinato, a mio modestissimo parere, al fallimento. Dal punto di vista amministrativo, sicuramente noi siamo estremamente contenti della vittoria di Roberto Cotta come governatore della regione Piemonte, perché sia per le motivazioni che ho detto poc'anzi, ma sia perché riteniamo che dal punto di vista amministrativo sarà sicuramente un grande presidente, e lo ha già dimostrato con le prime dichiarazioni dopo essere stato eletto, e questo sicuramente ci fa ben sperare, soprattutto per andare ad incidere dal punto di vista amministrativo quello che in questi 5 anni la giunta di sinistra non ha fatto, quindi lotta agli sprechi, contenimento della spesa sanitaria, mantenendo i servizi e anzi addirittura aumentandoli, facendo ripartire la sanità, quindi dal basso, quindi dai medici di famiglia, e poi naturalmente un'attenzione a tutte quelle che sono le politiche specifiche settore per settore, con un'attenzione particolare logicamente a quelli che sono da una parte i lavoratori, dall'altra parte le piccole e medie imprese, quindi gli artigiani, i commercianti e le aziende agricole. Nello specifico in provincia di Cuneo è stato un risultato straordinario, perché la Lega è diventata primo partito della nostra provincia, l'unico partito che elegge, il movimento che elegge due rappresentanti in seno all'assemblea regionale, uno di due sono io personalmente ho fatto un ottimo risultato, sono risultato il leghista più eletto, più votato in tutto il Piemonte, con 11.780 preferenze, quindi sicuramente colgo anche l'occasione per ringraziare gli elettori che hanno voluto accordarmi la loro preferenza. È chiaro che, a mio modestissimo parere, il difficile inizia adesso, perché noi siamo stati bravi negli anni ad essere presenti sul territorio, siamo stati bravi ad aprire le sezioni, siamo stati bravi a dare delle risposte ai cittadini, e per questo abbiamo preso i voti, per questo in questi ultimi 3 anni abbiamo visto incrementale in modo esponenziale i nostri voti. Pensate che la regionale del 2005 la Lega aveva fatto il 14% della provincia di Cuneo, oggi facciamo quasi il 26%, quindi un raddoppio dei voti, senza calcolare che c'era una lista patacca che ci ha portato via un po' di voti, e quindi difficile viene adesso dobbiamo dimostrare alla gente che sappiamo governare, che soprattutto sappiamo governare bene, quindi questo è il momento più difficile, la fase più difficile della nostra azione politica, ma sono convinto che con un presidente come Roberto Cotta e con un gruppo come quello della Lega a livello piemontese, soprattutto a livello cuneese, si possono raggiungere obiettivi importanti.